Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio un piccolo aggiornamento sulle piante e, cosa fondamentale secondo me, vi voglio fare un video in cui vi spiego io come vado a innaffiare nel periodo estivo, magari quando qualche giorno non ci sono e cose così. Quindi vi aggiorno un pochettino sulla posizione delle piante. Questi aceri non stavano qui prima, li ho spostati dal posto in cui erano, dove prendevano tanto sole, e li ho messi qui, dove prendono meno sole, e le piante che erano in questa zona, compreso l'olmo che era lì al posto dell'acero tridente, li ho spostati al sole diretto. Tra l'altro qui ci sono delle piantine di sughera, c'è una piccola rovere e ci sono due piccoli biancospino lì, che più o meno già conoscete. Detto ciò, questa è più o meno la nuova sistemazione che ho trovato alle piante e ora vi faccio vedere io come vado ad annaffiare in questo periodo difficile da gestire. Parto col dirvi che io l'anno scorso ho innaffiato tutte le mie piante con questo irrigatore, che è un irrigatore da campo e ha una gettata molto lunga. Ecco perché ho utilizzato questo piuttosto che altro. Cosa ho fatto di preciso? Ho mucchiato tutte le piante che avevo in questa zona e piazzando questo irrigatore più o meno dove finisce quell'ombra, più o meno, ho provveduto ad annaffiare tutte le piante, quindi sia queste qui sia quelle lì. E mi sono trovato molto molto bene perché poi comunque le piante stavano ben ammucchiate. Avevo messo un telo o comunque delle magliette di cotone tutto sopra i vasi e praticamente quindi l'acqua cadendo dall'alto penetrava e comunque dava una bella innaffiatura e poi invece i panni in cotone andavano a riparare i vasi non facendoli scaldare eccessivamente e quindi mantenendo in buona salute le piante. Infatti, tra acqua e copertura dei vasi, l'anno scorso ho comunque continuato a far crescere le piante anche in agosto. Annaffiavo una volta al giorno, nei momenti più caldi anche due, per un quarto d'ora. Annaffiavo all'incirca alle 6 e mezza di mattina per un quarto d'ora, che con questo irrigatore è veramente tanto. E poi eventualmente nei giorni veramente più caldi avevo aggiunto altri 10 minuti verso l'ora di pranzo, intorno all'una, per andare a dare un po' una rinfrescata alle piante prima che arrivasse il sole diretto, perché poi qui il sole ci batte maggiormente nel pomeriggio. Quindi, come facevo ad annaffiare in questi orari fissi? Annaffiavo in questi orari fissi grazie ad un temporizzatore che praticamente gestiva l'apertura dell'acqua, del flusso dell'acqua, e mi sono trovato veramente veramente bene. Ora so che voi magari non avete lo spazio magari per mettere un irrigatore così grande, quindi ora vi faccio vedere una piccola soluzione che magari con un basso costo vi permette di poter gestire la vostra irrigazione senza problemi anche in estate. Andiamo a vederlo. Un esempio di temporizzatore può essere questo, che ora sto utilizzando nell'orto, mi ci sto trovando molto bene. Mi permette di fare due programmi e selezionare ogni quanti giorni utilizzarli e questo qua, come vedete, annaffia una volta al giorno. Tutti i giorni dalle 5 di mattina per 1 ora e 40. Questo qua ovviamente non è l'irrigazione delle mie piante, ma è l'irrigazione dell'orto. E comunque è molto molto comodo. Voi lasciate il rubinetto aperto e lui aprirà e chiuderà la valvola qui sotto e farà uscire l'acqua. L'irrigatore che vi consiglio è una soluzione del genere, ne esistono veramente tantissimi e questo è solamente uno degli esempi. Quindi questo qui che cosa fa? Praticamente gira e da questi buchini che vedete qui fa uscire l'acqua. In questo caso magari lo mettiamo ad una media potenza e gli permettiamo
di annaffiare solamente in un raggio ristretto. Lo sto usando da un po' nel giardino ed è abbastanza comodo, quindi ora vi faccio vedere un po' come funziona e vediamo in 5-10 minuti quanto bagna. Eccoci qua, questo è più o meno il risultato con 5 minuti di annaffiatura. Ovviamente dovete scegliere l'irrigatore che fa il caso vostro. Nel mio caso avrebbe fatto molto più effetto l'altro. Ci sono fatti così, ci sono fatti che spruzzano praticamente in questo modo. Ce ne sono veramente tantissimi, basta cercare un po' su Amazon o nei Brico vicino a voi, e secondo me può salvarvi abbastanza la vita, altrimenti dovete fare una sorta di impianto a goccia o qualcosa del genere. Comunque le cose da fare quando magari volete partire o comunque quando fa così caldo è riparare leggermente le piante o comunque metterci un ombreggiante, coprire i vasi con delle vecchie magliette di cotone o qualcosa del genere, mettete sopra vecchie tovaglie, vecchie coperte, mettete sopra i vasi e andrete a riparare molto i vostri vasi, più irrigazione temporizzata, che mi sono trovato veramente veramente comodo. Calcolate che io queste piante le annaffio a mano ogni giorno, ma spesso ogni due, quindi dargli l'acqua un quarto d'ora abbondante al giorno fa veramente la differenza. Ovviamente io oltre a queste e a queste annaffio anche tutte le altre che conoscete, più il resto del giardino, e mi ci vuole un'ora e mezza al giorno. Quando non hai un'ora e mezza al giorno, magari la metà o gran parte delle piante te le gestisci con un temporizzatore. Detto ciò, spero di avervi dato un'ispirazione buona. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo iscrizione, like, mi piace, commento, tutto quello che volete, lo state già facendo in tanti e mi fa molto piacere. L'80% delle persone che guarda il mio canale e i miei video non è iscritta, se vi iscriveste tutti quanti farei all'incirca 2000-3000 iscritti, quindi vi chiedo veramente di farlo. Vi ricordo il canale Telegram delle offerte, qui potete entrare, potete comprare quello che vi posto io oppure cliccare sui link e comprare altro, e contribuirete senza costi aggiuntivi per voi a supportare il mio canale e il mio lavoro. Sto lavorando veramente tanto per questo canale e quello magari è un modo per supportarmi senza costi aggiuntivi. Vi ringrazio perché alcuni di voi già lo stanno facendo. Detto ciò, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!